Si tinge di biancazzurro il derby della massima serie di calcio a 5. Il Pescara domina alla lunga l'Acque Sapone, griffando un 7-1 che lascia pochi spazi alle interpretazioni. La squadra di Collini si mostra più forte anche delle tante assenze, fuori causa Duarte, Voltigno, Nicologi, Leggero e Cimanghigno, e piega il quintetto di Fuentes ancora alle prese con problemi di assemblaggio dopo i tanti cambiamenti estivi. Il clima da derby si respira sulle gradinate di un Pallarigopiano stracolmo e in campo, dove l'intensità è molto alta. Il Pescara parte bene, ma è l'ex Jonas a sbloccare il risultato al secondo minuto. Il Pescara accusa il colpo ma si rialza, pareggiando al settimo con Rosa. La squadra di Collini ben presto arriva al sesto fallo e De Oliveira può usufruire di un tiro libero, ma non riesce a superare Capuozzo. E allora il Pescara ribalta il risultato, ancora con un gol di Rosa che sfrutta un regalo di Zanella. Il vantaggio mette il turbo ai padroni di casa, che chiudono forte il parziale con la terza rete timbrata da Salas e la quarta rete al 18° di Caputo. Fuentes prova a riordinare le idee dei suoi all'intervallo, ma il tentativo di rimonta nella ripresa viene frustrato dall'espulsione di Jonas, che il Pescara monetizza grazie al 5-1 di Canal, che scrive di fatto la parola fine al derby, anche se l'ex montesilvanese Rosa vuole prendersi il proscenio, e lo fa segnando altre due reti che valgono il poker personale e il 7-1 finale. Per l'Acque Sapone ancora tanto lavoro da fare, mentre il Pescara si gode il primato a punteggio pieno con il Latina. Sono risultati, direi, da prendere con le molle, no? Purtroppo devo dirlo, perché è l'inizio, loro avevano due assenze importanti, molto importanti, anche noi, gli equilibri non ci sono, entrambe le squadre non hanno dei meccanismi ben collaudati, sia loro che noi. Poi devo dire che oggi noi abbiamo fatto una prestazione superlativa, potevamo anche addirittura fare qualche gol in più. Credo che oggi è una partita che tutto lo malo che ti può succedere è successo oggi, no? E per esempio il settimo gol che Murillo con la terra bagnata è andato a terra, e difendendo il 4 contro 3 lo stavamo difendendo anche bene, abbiamo preso il gol e mancava 10 secondi. È una somma di tutto, no? Una somma di tutto che a volte, quando a questo livello, pues, si paga molto caro.